Intanto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata e la domenica mattina sempre alle 7. Quando non ti sento, il cellulare spento, vorrei dimenticarti come memento. Il profumo di incenso attraversa l'anima, sulle note di sto verso cade una lacrima, ho l'auto in panne. La mia storia inizia con la musica. Verso 15-16 anni inizio ad appassionarmi di questa musica rap, della cultura hip hop. Ancora non lo so se ti amo o no, domani partirò come Dylan Doge. Più che altro perché ero un ragazzo molto chiuso, molto riservato, e facevo fatica a socializzare con gli altri, scoprendo appunto questa disciplina, questa cultura e questo modo di comunicare, ho iniziato a scrivere. In una notte senza stelle sei arrivata tu, come un'allucinazione mi hai fatto volare su, l'amore va così, arriva all'improvviso. Quella del rapper Enrico Petillo, in arte Andy, è una storia davvero peculiare nel mondo dell'hip hop, musica che ha costruito la sua fortuna anche sugli atteggiamenti estremi e trasgressivi di molti dei suoi artisti più importanti. Uomo di famiglia, riservato e schivo, la vita di Andy è stata segnata dal dolore e dalla rinascita dopo un terribile cancro che l'ha colpito da giovanissimo e contro cui ha lottato molti anni. Quando affrontavo le lunghe cure di chemioterapia ho scritto un brano che si chiama Ci vorrebbe un mondo, che parte appunto proprio con questa frase che dice ci vorrebbe un mondo senza malattie, e quindi ho immaginato tutto un mondo fatto di senza tutte queste cattiverie, senza tutto questo odio. Ci vorrebbe un mondo senza malattie, un mondo dove per un giorno non sento più bugie. Ci vorrebbe un mondo senza ipocrisia. Avevo paura di non poter avere dei figli, perché comunque durante la chemioterapia, in quel periodo lì, diventi, o comunque almeno la cura che ho fatto io, mi rendeva sterile. Ho dovuto fare un'altra cura e quindi fortunatamente oggi ho costruito una famiglia, anche nonostante comunque dopo questo brutto male. Come una canzone dove posso piangere ancora per l'emozione, ci vorrebbe un mondo senza le illusioni. La famiglia mi dà molta ispirazione a livello creativo, soprattutto perché i bambini sono piccoli, quindi hanno molta fantasia e vengo molto trascinato anche da loro e contaminato, diciamo. I miei figli fanno parte comunque della mia creatività, perché comunque mi stimolano molto. Ore 18, piove a dirotto, getti smarriti nei vestiti che ho addosso. Un giorno che passa, il mio corpo che cambia, il cuore si ghiaccia dentro un sole d'Alaska. Qualche mio collega, anche abbastanza conosciuto, l'ho frequentato e non riesco io personalmente a vivere tutta una vita così troppo veloce, ecco, ho fatto di molta trasgressione, ecco. Io sto bene così. Anche se passa qualcosa ti lascia una montagna sempre più alta, ma tutto ha una fine, il tempo ci divide, ma quante cose ancora che ti volevo dire.